Mia family, bonjour, bonjour, ritorniamo a questa vecchia inquadratura. È un po' che non facevo un video da tipo appena sveglia ancora nel letto, tipo chiacchiere da letto, cioè no, sono un po' male. Comunque avete capito, insomma, chiacchiere tipo pigiama party con voi e voi con me. E era da un paio di giorni che volevo filmare un vlog, ma tra una cosa e l'altra, ragazzi, non sono proprio riuscita perché sto ultimando i lavori nel mio appartamento finalmente. Ed ho anche una data definitiva per il trasloco, finalmente, quindi sono molto contenta. Ma questo vuole anche dire che entro la data, di là c'è Gatto Denver che grida come al solito, entro la data prestabilita io devo, uno, inscatolare tutto quanto, due, soprattutto ultimare i lavori nel mio appartamento. Quindi ieri abbiamo ultimato i lavori sul parquet e che sono molto molto contenta, anche se le macchie non se ne sono andate via del tutto purtroppo con il trattamento che ho scelto, ma magari più avanti posso vedere se andare proprio a raschiare, perché il danno che mi ha fatto il ragazzo è un danno consistente, non è una cosa da niente purtroppo. Comunque nel frattempo il parquet è sistemato e questa settimana e la prossima settimana, perché purtroppo c'è Pasqua di mezzo, quindi ovviamente anche gli operai che vengono a fare il lavoro, ovviamente per Pasqua, eccetera, ci sono le feste, quindi si fermano. Quindi questa settimana iniziano a ritinteggiare tutte le pareti e poi finiranno la prossima settimana. E quindi sì, sono molto molto contenta, però nel contempo sono anche molto molto incasinata perché sto un po' da Eric, un po' qua, un po' nel mio nuovo appartamento a fare i lavori. Tipo ieri avevo iniziato un vlog perché ieri in realtà lunedì non ho filmato, ma volevo filmare. Ho iniziato nell'appartamento mio e ragazzi c'era un casino con il macchinario che usavano, cioè alla fine veramente non sono riuscita, mi dispiace molto se in questi giorni a volte salto un video. Ma lo cioè, vi avevo avvisato purtroppo quando trasloco, e voi lo sapete, quando trasloco, se mi seguite da un po', sicuramente mi avete seguito in qualche trasloco, perché io trasloco sempre, cioè, quando una cosa la odi, ok, io detesto traslocare, è proprio la cosa più antipatica del mondo, ti fa perdere tempo, cioè, sì, vabbè, i capelli sono quelli che sono, ragazzi, e ti ritrovi a farlo sempre, quindi io, cioè, penso che voi mi abbiate seguito tipo in, boh, tipo due traslochi in Italia, quattro in Olanda, altri due o tre in Italia, cioè veramente tipo un 10 traslochi mi avete seguito. E quindi in realtà in tu praticamente tutti i traslochi che ho fatto, a parte quando ero piccola con mia mamma, dall'appartamento vecchio all'appartamento nuovo, cioè nuovo, però allora sapete com'è, quando trasloco purtroppo qualche video lo salto perché sono veramente, cioè, fino a qua con le cose da fare, quindi è un po' complicato, un po' più complicato del solito fare dei video. Comunque, quando vado in casa nuova, cercherò di, anzi, avrò sicuramente internet subito perché ho il modem, quello piccolino portatile, quindi anche se non riescono a mettermi subito la fibra, riuscirò comunque a caricare video perché ho il modem portatile e quindi su questo siamo tranquilli. Comunque, appunto, volevo uno scusarmi con voi per se a volte salto qualche video, ma la scorsa settimana ne ho saltato uno, anche questa settimana, però non lo faccio apposta, mi mancate sempre. Oggi in realtà i piani sono fare scatoloni, poi vado a fare le unghie che sono, ragazzi, oscene, si sono proprio, cioè, spellate. Ma capita solo a me che il semipermanente mi si spelli via come se fosse una pellicola peel off? Sono l'unica a cui succede perché è veramente molto fastidioso. Quando la ricrescita non è nemmeno così tanta, purtroppo su alcune unghie mi viene proprio via. Non capisco se siano le creme che uso tipo per le mani, che forse sono troppo, tipo troppo unte, boh, non lo so. Comunque, io sono, mi sono letteralmente, quindi perdonatemi, ma mi sono letteralmente appena svegliata, no? Come alcune youtuber, cose, mi sono svegliata, appena svegliata sono perfette, no? Io mi sono letteralmente davvero appena svegliata, quindi sono in pigiamone e no comment. E comunque, a parte questo, volevo anche dire che, beh, lo so che questa cosa non fa parte della mia family, non fa parte dei miei follower, eccetera, però mi fa così strano che quando io posto una foto con Eric, quando c'è lui nei miei contenuti, che sia su Instagram, sia su YouTube, eccetera, mi fa molto molto strano che mi venga detto, cioè, mi,
la parola Tomas, come per magia, si fa strada in qualche commento, eccetera. E al di là del fatto che possa darmi fastidio oppure no, ok, però la vedo un po' come una mancanza di rispetto, nel senso, vi spiego, e so che appunto questo non viene da voi, dai miei veri follower, però perché la ritengo? È come se una tua amica si lascia con il ragazzo, ok? E quando ti lasci con qualcuno, ovviamente non è mai una decisione semplice, e ci sei sempre stato male, eccetera, 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 prima di arrivare a quella decisione, ok? Lo sapete, è una decisione che ho preso io, ma non significa che prima di prenderla io non sia stata molto male per lungo periodo, al di là del fatto che su YouTube si sia visto oppure no, perché comunque su YouTube si mostrano le cose positive e questo si sa, ve l'ho spiegato, ma ecco. È come se una vostra amica si lasciasse con il suo fidanzato, con suo marito, e voi dopo 8 mesi continuate a ricordarle di questo suo ex. Io non credo che sia una cosa molto carina da fare, e la trovo una grossa mancanza di rispetto. Non è bello farlo a me, ma io posso leggere un commento e riderci su, ma più che altro non penso sia tanto normale farlo nella vita, ragazzi. Io posso capire, però, e questo è un discorso che facevo con me stessa l'altro giorno, perché io posso capire che per molti di quelli che mi seguono, vedere i miei video è un po' come guardare una serie TV, uno show televisivo, un film, una serie a puntate, eccetera, eccetera, ok? Però quello che voi vedete su YouTube non è una serie TV, un film, eccetera, eccetera, è la mia vita. Quindi se io dopo 8 mesi sto con un'altra persona che mi rende felice, di cui sono innamoratissima, non mi aspetto che chi mi segue venga a nominarmi il nome del mio ex, perché è veramente, veramente strano, cioè non ha un senso, è strano. Capisco però che, essendo YouTube molto spesso visto appunto come una serie TV, un intrattenimento, ma finto, però ragazzi è tutto vero qua, questa è la mia vita. Quindi io posso capire, volevo dirvi, il fatto che qualcuno si affezioni, tra virgolette, a determinate cose, determinate persone, determinati luoghi nella mia vita, ma dovete, cioè quelli che scrivono così, devono anche capire che è strano e non è normale che dopo tanto tempo, ma neanche dopo 2 settimane, cioè quando una tua amica ti viene a dire mi sono lasciata con Tizio e Caio, tu non vai neanche dopo 2 giorni a menzionarglielo, ok? Perché è una cosa di cattivo gusto, è una cosa da maleducati, ed è una cosa che non va fatta. Quindi allo stesso modo la mia vita è la mia vita vera, e quindi non andrebbe fatto. Ho letto dei commenti su Instagram, ad esempio abbiamo messo una foto assieme, oh mio Dio, stavo per far crollare tutto, abbiamo messo una foto assieme con Harry Chieri, eccetera, eccetera, e leggevo dei commenti tipo, ma io mi ero affezionata a Tomas, a me manca, ma tu come fai ad affezionarti ad una persona? Cioè, nel senso, io capisco da una parte, perché magari queste sono follower un pochino più giovani, no? Quindi posso capire, e mi dicono, ma io ero affezionata, ma non puoi dirmi a me manca, non puoi più vederlo nei miei contenuti, perché quella persona l'ho lasciata appunto ormai 8 mesi fa quasi, quindi non puoi aspettarti di rivederlo nei miei contenuti. E la stessa identica cosa di quando io dopo 14 anni ho lasciato il mio ex ex ragazzo, e sono andati avanti tipo per 2 anni a menzionarmelo, ok? Quando io già mi ero rifatto una vita, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, è una cosa talmente strana, che però vedo si vede molto sui social. Però la gente deve capire che i social media non sono uno show televisivo, non sono un film, non sono una serie TV a puntate in cui ci sono degli attori che recitano e tu dici, oh no, dopo 2 stagioni il tizio di Game of Thrones non c'è più, mi manca, mi ero affezionata. Non è uguale, non puoi, cioè, non è stata la decisione della regia, degli sceneggiatori, ok? È stata una decisione di vita, quindi se Tomas non lo vedete più, che tra l'altro mi fa ridere perché
quando avevo lasciato Neil mancava lui, no? Adesso, vabbè, però no, non lo vedete più perché io non ci stavo bene, quindi dirmi che vi manca mi fa un po' ridere, perché se non manca a me per, oh, cioè, per tanti motivi, come fa a mancare a voi? Cioè questa è una cosa a voi, intendo, a quelli che mi scrivono questi commenti, mi fa molto 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 strano, al di là poi del fatto di tutto il resto dei commenti maleducati che appunto si commentano da soli, come dire, si commentano da soli. Rimane sempre il fatto però che non capisco come mai qualcuno che a cui do fastidio, no? O non condivide le mie scelte di vita, che poi non conoscendomi come fai a dire non condivido? Boh. Però voglio dire, perché mi segue? Boh, non lo so, c'è tanta gente che mi segue ma io non capisco il perché, però devo dire, continuate a farlo. Cioè nel senso, non smettete. Allora, io ho veramente, devo fare qualcosa, boh, oggi lavo comunque i capelli e, scusate il cellulare, non ho quasi mai la suoneria attiva in realtà, ho sempre il vibro, ma oggi dovevo, perché altrimenti non mi sarei svegliata. Comunque, adesso devo andare a sistemare questi capelli, questi erano un po' i discorsi della mattina con Nicole che volevo farvi. Devo andare, no, prima andrò a fare qualche scatolone, perché ragazzi, ormai il trasloco manca veramente poco, e io credo di non aver riscatolato nemmeno metà delle cose che ho, al di là dei vestiti che devo farli comunque all'ultimo secondo, ma devo veramente veramente muovermi a riscatolare roba, perché ho tanta, troppa troppa roba, e devo fare anche un bel decluttering, perché non esiste che io possa portarmi via tutta la roba che ho accumulato. Tra l'altro ho un sacco di tipo vecchi pigiami, vecchi vestiti che non metto più, e quindi un bel decluttering ci sta. Ragazzi, però, perché questa cosa ve l'ho detta nel vlog di ieri, che però poi non è andato online, quindi devo assolutamente, assolutamente dirvi. Allora, come sapete, a fine agosto saranno 10 anni che faccio video su YouTube, ok? E quindi io volevo festeggiare questo compleanno con un tatuaggio dedicato appunto a voi, al mio canale YouTube, al mio percorso su YouTube, a voi. E non sapevo che cosa fare, e poi ho pensato, potrei farlo scegliere a voi. Quindi io vorrei che voi sceglieste il mio tatuaggio che farò per i 10 anni su YouTube. Credo di non aspettare fino a agosto per farlo, probabilmente lo farò prima, ma vorrei farlo scegliere a voi, e vorrei che voi mi inviaste dei disegni, delle idee, dei... magari ho disegni di tatuaggi che avete trovato online, oppure disegni vostri, sarebbe top, ho anche idee scritte, ma soprattutto ragazzi ho bisogno appunto di disegni, di ok, quindi di non di scritte, ma cioè nel senso non solo di descrizioni del tatuaggio, ma ho bisogno proprio di disegni, perché poi farò un video in cui vi farò farò vedere tutti i disegni eccetera, e vi farò scegliere quindi tra gli ultimi finalisti, diciamo, ok? Quindi so che su YouTube non potete mandarmi disegni e idee per i tatuaggi, ma potete farlo su Instagram, quindi ragazzi qua sotto c'è il link al mio Instagram, mi trovate con Nicole Hus, lo stesso nome che c'è qui sul canale, o KissMakeup01, mi trovate su Instagram, e in direct potete mandarmi le vostre idee per il mio tatuaggio. Vi aspetto, anche perché uno dei tatuaggi che mi manderete io poi me lo tatuerò. L'importante è che, mi raccomando, sia una cosa che rappresenti me, il mio canale, i miei follower, e quindi ci tengo che sia una cosa che appunto mi rappresenti, rappresenti il mio percorso su YouTube, insomma. Quindi aiutatemi, e visto che ormai YouTube fa parte della mia vita, voi siete parte integrante della mia vita da 10 anni, ormai non mi ricordo nemmeno com'è essere senza YouTube, essere una persona, non voglio dire normale, ma avete capito che cosa intendo, ok? Io non mi ricordo nemmeno più com'è, quindi per me voi YouTube è tantissimo, veramente, è veramente una parte enorme di me. E quindi voglio festeggiarlo così, probabilmente potevo dirvelo in un momento migliore, non in cui sono così oscena, però ci tengo, e quindi aspetto i vostri commenti. Non voglio che sia un tatuaggio enorme, quindi non mandatemi magari disegni tipo così, che dovrei farmi su tutta la schiena, perché non lo farei mai, quindi un tatuaggio non grandissimo,
Però appunto, se piccolino è meglio, preferisco, però è l'importante che questo sia un po' il mood e un po' il questa è un po' l'idea, ecco, quindi spero vi piaccia e poi alla fine appunto vi farò scegliere tra quelli che mi piaceranno di più e poi alla fine farò un video in cui andrò a tatuarmi il disegno che uno di voi mi avrà consigliato. Quindi sono molto molto emozionata e basta, spero vi piaccia questa idea. Adesso mi alzo, che è sempre un po' un trauma alzarsi la mattina, ma adesso mi alzo e mi metto, devo anche fare il montaggio del video che ho filmato tipo l'altro ieri, quindi montaggio e scatoloni. Sì, un gattino chiacchierone, ciao amore mio, ma quanto sei chiacchierone amore mio, tantissimo, sei bellissimo, sei il mio gattino bellissimo, mamma, mamma. Buongiorno. Sembra una paperina. Sembri una papera o una troccola. No, vabbè, ragazzi, io sono sconcertata. Non ci posso credere. Allora, ho filmato un haul in cui vi facevo vedere tutti i miei ultimi acquisti. Ho preso la memory card, l'ho messa nella borsetta, nel taschino interno della borsetta. Adesso vado, prelevo, prendo la memory card dalla taschina interna della borsetta, la collego al computer e non ha file al suo interno. E non è la memory card che io uso di solito, perché la mia memory card ha tipo, che ne so, tipo 250 giga e questa ne ha 8. Non capisco dove sia. La memory card dove io ho filmato il video haul, non capisco dove sia. E non capisco da dove arrivi questa da 8 giga. Quindi io adesso non ho il video da montarvi, che io apparentemente ho filmato per niente, e devo averla persa. Non capisco come sia possibile, perché l'ho presa dalla videocamera, l'ho messa nella Chanel, adesso la prendo dalla Chanel e non è lei. Cioè, boh, io non lo so. Quindi penso che se non riesco a trovarla in tempo, anche oggi dovrò lasciarvi senza un video. Ma il bello è che io l'ho filmato e non capisco dove sia finita. Mamma mia, che strana sta cosa, ragazzi. Io, cioè, non voglio dare la colpa a questa casa e a tutti i fenomeni strani che succedono in questa casa, però è veramente strano. Cioè, la prendi, la metti nella Chanel, la prendi e non è lei? Boh. Vabbè, sono sconcertata, la sto cercando da un'ora e non riesco sinceramente a capire. Cioè, ho svuotato tutto. Non riesco a capire dove possa essere. E poi queste cose riappaiono come per magia. Non lo so, non capisco. Sinceramente non capisco. Mi dispiace molto lasciarvi senza video. E mi dispiace anche perché mi piaceva il video che ho filmato. Però per il momento è così. Spero di riuscire a trovarla. Ma assurdo. Ok ragazzi, l'ho trovata, sono troppo contenta perché i gatti stanno distruggendo mezza casa. L'ho trovata, ho trovato la memory card, stranissimo perché già vi avevo avvisato anche su stories perché non volevo lasciarvi senza video, mi ho detto se non la trovo almeno vi avviso per tempo. E invece poi inspiegabilmente l'ho trovata nella borsetta e 5 minuti prima lì non c'era, almeno vabbè, forse io non l'ho vista, comunque stranissima sta cosa, però l'ho trovata, quindi il video haul c'è, e adesso ho editato un pezzettino, adesso vado da Goran a fare le unghie, dopodiché torno e continuerò il montaggio. Sono molto contenta perché non volevo assolutamente lasciarvi senza video anche oggi, quindi yes, ma adesso vado a prepararmi. Sono quasi arrivata da Goran, non vedevo l'ora di andare a fare le unghie. Mi sono anche sistemata, come potete vedere, veramente quando mi sveglio i miei capelli sono indomabili, oggi comunque li ho lavati, quindi sono tornati liscissimi, drittissimi, e guardate che splendida giornata c'è oggi, ragazzi, una meraviglia. E ci siamo, ragazzi, ho fatto due passate dello smalto che si chiama Bubble Bath, che è questo rosa qui, che adesso non riesco a farvi vedere bene perché appunto una mano è in lavorazione, ragazzi, due passate ed esce questo bellissimo rosa color carne, molto luminoso, molto lucido, luminoso, molto lucido. Adesso stiamo mettendo il top coat, sono molto molto contenta e poi ho finito. Nel frattempo sto facendo anche i piedi, che non voglio mai farvi vedere perché io odio i miei piedi, specialmente con questi cosi addosso tipo Edward mani di forbice. E poi ho finito e poi farò anche la piega. Spero di riuscire a fare anche la piega. Sto facendo anche la piega, sono troppo contenta, le unghie sono finite. Guardate che meraviglia questo colore
Non so se ve l'ho detto, mi sa di sì, anche in videocamera, perché su Instagram ve l'ho detto, si chiama Bubble Bath, un bellissimo nude, due passate, ed è comunque un po' trasparente, ma mi piace. Faccio sempre il nude, ragazzi, lo so, sempre, ma almeno va con tutto, perché quando le facevo rosse l'anno scorso dovevo stare attentissima agli altri, perché a volte stavano malissimo, e quindi così almeno sono sicura. Le ho fatte nude anche ai piedi, i mocassini Gucci che tutti odiate, e adesso facciamo anche la piega. E super 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 contenta. E tra l'altro non so perché, ma quando la faccio dal parrucchiere mi dura sempre di più. Quando la faccio io a casa mi dura niente. Ok, finito ragazzi. Che cosa ne dite voi di questo nuovo look? Capelli corti e ondulati. A me a volte mancano i capelli un po' più lunghi, però trovo che mi stiano molto molto meglio così. Ditemi voi. E comunque tornerò a farli rosa con una nuova tinta. E ne abbiamo parlato la volta scorsa, rosa pastello, quindi ancora più pastellosa rispetto a quella che avevo fatto la volta scorsa. E vedrete, vedrete. Ciao gattoni! Gatto Dever! Gatta Stilina! Io vi amo! Ciao patatino mio, sei bellissimo! Anche tu gatta Stilina, sei bellissima! Ah sì, tu mi devi sempre annusare prima! Sempre. Ah, ok, adesso posso carezzarla. Questi sono i progressi degli scatoloni. Vorrei ce ne fossero di più, devo farne ancora tantissimi. Mamma mia, oggi sono veramente riccissima. Oggi mi ha fatto più riccia del solito. Sembro molto signora con questo outfit e questi capelli così, mamma mia. Comunque, questo è il mio pranzetto, ragazzi. Tutu. Ho preso una pizzetta e dovrò toglierci tutti i pomodorini, perché io odio i pomodorini, però non c'era la margherita normale, quindi toglieremo tutto. Ho preso anche una Coca Zero perché a casa non ho niente. E sto per mettermi al montaggio del video haul. E buon appetito gatto Denver, buon appetito. Quando io mangio i gatti sono sempre tutto attorno a me, che sperano di beccare qualcosa, anche quando hanno le ciotole piene, vero caro Denver? Sì. Oh, i bacini, amore mio. Alright, ho finito il montaggio del video, l'ho messo a caricare. Ho cambiato soprabito perché prima avevo seriamente freddo, cioè qui a Trieste, anche se c'è il sole fa ancora freddo. Non so se la primavera sia arrivata, se ne sia già andata o se non sia arrivata per niente affatto. Comunque volevo farvi vedere in realtà anche l'outfit di oggi, che anzi l'ho fatto vedere su Instagram in realtà, ed è questo con i pantaloni, quelli in similpelle, tutti shiny e molto molto squeaky, perché quando cammino questo è il rumore, mi sentite arrivare da lontano praticamente. Poi ho i mocassini di Gucci, che non piacciono a nessuno ma a me sì, e questo maglioncino, questo cardigan che ho preso da Zara, mi piace tantissimo, e poi questo soprabito che ho preso non ho idea dove, tipo 2 anni fa, lo zainetto Chanel. E basta, questo è quanto. Adesso esco, vado a fare un altro paio di cosine e vado a prendere anche qualcosina da mangiare per questa sera. Ok, ho preso le patate per questa sera, poi carote lesse. E poi qui invece c'è del pollo arrosto, così non dobbiamo cucinare stasera. Cosa c'è gatto Denver? Gatto Denver, tu stai solo un'ora, sembra che io ti abbia abbandonato per un mese. Ciao, ciao, saluta tutti i tuoi follower gatto Denver, saluta tutti i tuoi follower e i tuoi fan. Ciao. Noi leggiamo sempre i vostri commenti, grazie. Adesso invece, con l'aiuto di gatto Denver, sempre presente lui, esatto, vado a preparare qualche scatolone, ragazzi, fino a quando poi viene a prendermi Eric più tardi, e poi starò da lui questa sera. Devo portarmi dietro anche il computer perché devo editare il video in modo da essere puntuale domani 17:30, perché quando vi faccio mancare qualche video, qualche giorno, poi cerco almeno di essere puntuale nei giorni successivi. Non so se l'avete notato, io ci provo ragazzi, ma la puntualità non è il mio forte, purtroppo non l'è mai stato. Comunque niente, vado a fare qualche scatolone, dai. Questo è appunto quello che ho inscatolato fino ad ora, c'è tutto il soggiorno, tutta la sera da pranzo,
grosso pezzo della cucina. Ho svuotato anche il corridoio, in realtà tutte quelle mensole che stanno là dentro sono vuote. Stessa cosa per questo armadio, il tavolino qui, anche questo è vuoto, ci sono solo scatole, scatoloni e borse, ma comunque questa zona, anche questa è completamente vuota. E il bagno, anche questo, insomma, è a posto, ho già svuotato anche quel mobiletto. E poi invece per ultimo ci sarà lo studio, ragazzi, perché è il posto dove filmo e quindi... mio Dio, i gatti stanno litigando di là, non so se li sentite. Gatti! Vabbè, a volte fanno la lotta e io mi arrabbio con Gatto Denver perché non lascia in pace Gatta Stellina. E lo studio appunto sarà la stanza che svuoterò per ultima, perché mi serve per filmare, quindi deve essere in piedi fino all'ultimo secondo. Praticamente il giorno prima di trasferirmi di solito smonto e svuoto lo studio, perché è l'unica stanza che realmente mi serve. Dopodiché adesso finirò la cucina e da domani invece voglio svuotare la cabina armadio. Ovviamente tanti vestiti li dovrò tenere, ma quelli magari super caldi, super invernali, tipo i cappotti più pesanti eccetera, quelli magari posso già metterli via, e grossa parte delle scarpe anche magari posso metterle via. Stessa cosa per i pigiami, magari ne tengo un paio giusto per avere un cambio, e poi farò anche la camera. Quindi ragazzi, spero davvero di riuscire a fare in tempo a questo punto. Ok mia family, in realtà vi manca tutto un pezzo di serata, ma noi abbiamo cenato, io adesso sono da Eric e poi abbiamo guardato 2 o 3 puntate di Zeta Nation, che è questo telefilm sugli zombie che ci piace un sacco, su Netflix. E lui adesso si è addormentato perché ha lavorato tutto il giorno, quindi parlo anch'io sottovoce per non svegliarlo. Comunque mi sono già struccata e adesso non mi resta che lavarmi i denti e andare a nanna, quindi vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo con un nuovo video domani. Vi voglio bene, abbraccio forte, tanti baci.